Salve a tutti ragazzi e bentornati sul canale. Come cazzo l'ho messe le luci stasera? Momento. Qui stava bene, scusate. Questa così. Oh, beh, buono, fermo. Ok, buona. Dicevamo, oggi vi parlo di una storia molto molto particolare. Perché anche io pensavo di conoscerla, ma andandomela a ristudiare ho scoperto un casino di dettagli che mi ero perso e che mi hanno cambiato un po' la prospettiva. La storia di cui vi sto parlando è quella del Sega Saturn, penultima console prodotta dalla Sega, penultima console da casa, a parte quelle schifezze di Sega Mega Drive Mini che neanche mi cito. Che è tristemente conosciuta per essere stata la console che ha dato il via al declino della Sega come casa produttrice di hardware. Uscita nel 1994 in Giappone, per poi arrivare in Europa e in America nel 1995, fu una delle prime console di quinta generazione e fu il successore del Sega Mega Drive o Sega Genesis in America. Sapete benissimo perché si è chiamato così nella storia che abbiamo ripercorso, la lotta tra Sega Mega Drive e Nintendo. Aveva quindi un fardello molto pesante da portarsi dietro, perché il Sega Mega Drive aveva avuto un grandissimo successo e il Saturn, quindi, oltre a portarsi dietro l'eredità del Mega Drive, introduceva anche il nuovo concetto dei giochi in 3D che nel 94 avevamo visto soltanto fino a quel momento nei cabinati arcade da sala giochi, quindi c'era moltissimo hype per il fatto di potersi portare quei giochi in 3D direttamente dentro casa. Difatti questa console all'inizio fu un successo, ma poi piano piano vedremo che andò a scemare, andò a finire, come tutti sapete, con un numero di vendite non sufficiente, anche perché nello stesso periodo uscì proprio la PlayStation, la PSX, la primissima PlayStation, e quindi ci fu lotta diretta tra queste due console e queste due case, la Sega e la Sony. Ma adesso vi racconto tutto perché è tanta tanta roba, ragazzi. Vi rubo soltanto 30 secondi numero per una piccola sponsorizzazione che mi hanno chiesto, per una volta che ne faccio una e sono stato contentissimo di farla, per la Behind, una ditta che produce questi cavolo dei quadretti che sono una figata assurda. Io li avevo già visti su internet e me ne sono subito innamorato. Come vedete, io ho scelto per ovvi motivi quello con il joypad del Super Nintendo. È incredibilmente dettagliato, ti spiega nelle varie parti, ci mette anche delle piccole curiosità, per esempio qui come Super Mario World. In generale è un ottimo quadretto da mettere nelle stanze nerd soprattutto. Ne ho presi due, uno è questo qui e l'altro che vedete giù alle mie spalle è un hard disk di quelli vecchi, non quelli adesso a stato solido. Ero indeciso perché se andate sul sito trovate anche tipo il Nokia 3310, il Motorola Razr, ce ne stanno veramente tanti, fateci un giro ragazzi. Controllate anche in descrizione perché avete anche un codice sconto se decidete di prenderne uno. Bene ragazzuoli, è ora di iniziare, quindi sigla! All'inizio del 1990 la Sega la faceva quasi da padrona, con il fatto che c'era il Sega Genesis che se la batteva col Super Nintendo per le console da casa, con tutta quella lotta di pubblicità e advertising che abbiamo già visto, anche forse un po' troppo sopra le righe, e tutti i videogiochi arcade con il Sega Model 1 appunto, che spopolavano in sala giochi. Basti pensare a Virtua Fighter, Virtua Racing, e furono praticamente loro che svolsero un ruolo cruciale nella diffusione della grafica poligonale 3D, perché fino a quel momento i videogiochi erano soltanto in 2D. Lo sviluppo del Saturn iniziò nel 1992. Per il nome non c'è niente di particolare, ragazzi, semplicemente era un nome in codice per il progetto e l'hanno mantenuto. E la CPU che decisero di mettere all'interno del Saturn fu sviluppata dalla Hitachi, che era una compagnia elettronica giapponese, che fornì il Super H Risk Engine, che tradotto praticamente sarebbe SH2 come sigla, ma decisero addirittura di mettere un doppio processore all'interno proprio per paura che uno solo non fosse sufficiente a computare tutta la grafica 3D che volevano dargli in pasto. E è già da qui che iniziano gli errori commessi dalla Sega in tutta questa cavolo de storia. Il presidente della Sega America, tale Tom Kalinske,
già il giapponese, come si chiamano pure strani, questo sembra tibetano come cazzo, combatté contro i vertici della Sega giapponese perché non gli piaceva l'architettura che avevano scelto da mettere all'interno del Saturn, perché secondo lui risultava troppo complessa. Tant'è che prima propose un accordo con la Silicon Graphics per produrre le CPU, ma il reparto giapponese della Sega non ne volle sapere. Più avanti scopriremo che questa Silicon Graphics è proprio quella che farà i componenti per il Nintendo 64, quindi già qui una mezza zappa sui piedi se la sono data. Oltre a questo però, cercarono anche un altro accordo, e io adesso qui vedo se siete attenti, perché chiamarono un tale Olaf Olafsson. Sì, lo so che ve lo ricordate. È proprio quell'Olaf che nel video storia della PlayStation 1 cercò un accordo con la Sega per lavorare insieme ad una nuova console che potesse combattere contro la Nintendo. Perché la Sony, se non ve lo ricordate, fino a poco prima era stata impegnata nel progetto con la Nintendo per creare una console che avesse un lettore CD all'interno ma potesse leggere anche le cartucce, il NES PlayStation. Ma la Nintendo gli aveva fatto l'infamata per paura che potesse crescere troppo e andò con la Philips. Purtroppo anche in questo caso i vertici della Sega del Giappone rifiutarono l'offerta perché loro volevano sviluppare sì una console che puntasse al 3D ma che migliorasse anche l'esperienza 2D, mentre la Sony si era più che altro concentrata in una console che spingeva tutto quanto sul fattore 3D. E qui è il momento in cui commisero il loro più grande errore, perché fu questo rifiuto che portò la Sony a sviluppare da sola la console che tutti conoscete, ovvero la PlayStation. Quindi è la Sega che si è creata da sola il suo più grande rivale e uno dei motivi per cui perderà la console war di quinta generazione. Quindi sono stati loro che hanno creato le condizioni per far nascere la PlayStation, se no noi adesso non ci avevamo la PlayStation e avremmo avuto un Sega Saturn della Madonna, perché ci avrebbero lavorato sia la Sega che la Sony. Oh mio Dio, a sto punto non so veramente cosa avrei preferito, perché se mi facevano un Sony Saturn, pensa che poteva essere un Sony Dreamcast. Oddio. Ok, andiamo avanti, non divaghiamo, andiamo avanti. Si accorsero di questo errore già solo un anno dopo, quando ormai il design del Sega Saturn a livello hardware era già bello che definito, dovettero tornare indietro perché videro le specifiche hardware della PlayStation che stava per uscire. E siccome la PlayStation aveva un processore, un coprocessore per dargli una mano nei filmati 3D, più una GPU esterna per il rendering dei poligoni 2D e le texture, capisci che a un certo punto ci manca un pelino di potenza, dici, do cazzo andiamo con due CPU che a malapena vanno avanti un 3D unico? E quindi aggiunsero un altro processore, ma di questo ne parliamo dopo, perché sta console ha 8 processori, ve lo spiego meglio nell'hardware. Visto che la PlayStation poteva essere da subito un grosso rivale, cercarono di massimizzare gli sforzi per rendere appetibile il Saturn appena uscito. Tant'è che presero proprio dei team che sviluppavano soltanto per le macchine arcade e li misero a lavorare per videogiochi del Saturn. Uno tra tutti, il team Andromeda, che fece praticamente tutta la serie di Panzer Dragon, si formò proprio a causa di questa richiesta. A causa, per fortuna, perché la serie Panzer Dragoon è una bella serie. Contemporaneamente però, all'inizio del 1994, la Sega iniziò un progetto parallelo, e questo ne abbiamo già parlato, il 32X, o 32X, o come cacchio vi pare, che era l'add-on che si metteva sopra al Sega Genesis per permettergli di avere le prestazioni più simili a quelle che saranno poi quelle del Saturn. Più che altro Nakayama, il capo della Sega, aveva paura che il Saturn non fosse uscito in tempo e che la recente uscita dell'Atari Jaguar potesse portargli via una fetta di mercato. Per questo mandarono avanti anche questo progetto parallelo, ma i giochi del 32X non sarebbero mai potuti andare sui giochi del Saturn. Camparono all'aria una mezza scusa per dire facciamo il 32X per quelle persone che non possono permettersi l'acquisto di un Sega Saturn. Vi facciamo comunque vedere a che livelli siamo arrivati di gioco di qualità anche utilizzando il vostro vecchio Sega Genesis. Non ufficialmente il 32X serviva anche agli sviluppatori di terze parti per iniziare a capire come si progettavano i nuovi giochi per il Saturn, perché la cosa era molto più complessa dei vecchi giochi del Mega Drive. Come era fatto dentro il Sega Saturn? Mamma mia!
Allora, Boni, fermi, Boni. Al suo interno c'erano 8 processori, ma non era un octa-core, no, no, è tutt'altra roba. Prima di tutto c'erano 2 processori, che erano Hitachi SH2 e che erano le CPU principali. Poi c'era un processore Motorola che serviva come controllore del suono, un altro processore audio Yamaha FH1, poi c'erano altri 2 video display processor, uno serviva per gli sprite e i poligoni, per fare animazioni in pratica, mentre un altro gestiva soltanto i background. C'era un ulteriore processore Hitachi SH1 per ridurre i tempi di caricamento e poi per ultimo c'era un System Control Unit, un processore che si occupava di mettere in comunicazione tutti i componenti del Sega Saturn. Tutto questo hardware all'interno del Saturn portava a una risoluzione che poteva variare dai 320x224 ai 704x224 pixel e gestire fino a 16 milioni di colori contemporaneamente. E qui è dove la Sega ha fatto il suo secondo errore, perché tutto questo hardware portò ad una difficoltà di sviluppo incredibile, perché già era una cosa abbastanza nuova sviluppare con un doppio processore, ma questo doppio processore condivideva lo stesso bus e quindi nei videogiochi dovevi creare un sistema di precedenza. Mi spiego, perché se no so che non capirete una mazza. Abbiate pazienza, ve la faccio più semplice possibile. Se ci fosse mai qualche informatico all'ascolto, te prego non me menà, perché purtroppo devo spiegarlo in questa maniera. Facciamo finta che questa è casa vostra e qui c'è il supermercato. L'unica cosa che vi collega a questo supermercato è una strada strettissima dove passa una sola macchina alla volta, ma a voi non frega niente perché è come se fosse un vialetto privato, quindi ci passate solo voi. E quindi che fate? Uscite con la macchina, andate a prendere il latte e tornate indietro quando volete. Bene, la casa è la CPU e il supermercato è la memoria principale. Adesso arriva un vicino, vi costruisce casa avanti, ma non c'è abbastanza spazio per costruire un'altra strada, quindi si collegano entrambi alla stessa strada. Che succede? Che adesso voi, per andare a prendere il latte, prima dovete controllare che il vicino non abbia occupato la strada, altrimenti rimanete bloccati. Se è libero passate voi, ma se c'è già il vicino sulla strada, voi dovete aspettare che lui faccia il suo tragitto, che ritorni, e poi potete passare voi. Questo è esattamente quello che succedeva all'interno del Saturn. No, non prendeva il latte. Ma avendo un unico bus, un'unica strada che collegava 2 processori alla memoria centrale, tu eri costretto per forza di cosa ad aspettare che uno dei processori lasciasse il campo libero all'altro. Quindi la programmazione era difficilissima, perché in questo periodo che tu aspettavi non è che potevi frizzare il gioco o creare dei lag. Dovevi utilizzare un minimo di memoria cache, come se avessi del latte da parte dentro casa, a gestirtelo bene, perché appena ti si liberava la strada andavi a prenderne altro. So che l'esempio è una cosa bruttissima, però è per farvi capire la difficoltà degli sviluppatori. Difatti crearono le tecniche più disparate. Per esempio, in Virtua Fighter un processore comanda un personaggio e un processore comanda l'altro, perché è il modo più ottimizzato che hanno per far passare le informazioni allo stesso canale. Mentre un altro titolo famosissimo per Saturn, Nights into Dream, utilizza un processore per gli oggetti 3D e un altro per gli oggetti 2D. Quindi gli sviluppatori dovevano trovare sempre questa chiave di volta per far funzionare al meglio questo discorso, avendo il collo di bottiglia con un unico bus per trasmettere i dati dalla memoria centrale. Ma non era solo questo il problema. Il linguaggio di programmazione utilizzato dal Saturn era l'assembly. Adesso qualche programmatore zombato dalla sedia. Mentre le altre console utilizzavano il C. Non vi posso fare un corso di informatica qui. Però si possono usare più linguaggi di programmazione per ottenere lo stesso risultato. Il problema è che per creare in C un semplicissimo programma che, inserita una lettera, ti dice se è una vocale o una consonante, servono 20 righe di codice. In assembly, lo stesso identico programma, ne servono una settantina. E quindi gli sviluppatori di terze parti, oltre al problema di prima, c'erano pure questo qua, che era molto più complicato programmare in assembly. Anche perché non c'erano ancora tool di sviluppo che magari ti permettevano di evitare di scrivere del codice perché c'erano già dei costrutti pronti. No, dovevi fare tutto tu. E voi direte, ma perché cavolo sono andati a scegliere questo linguaggio? Perché l'assembly, essendo un linguaggio a bassissimo livello, si lega quasi all'hardware della macchina, è più veloce, ma è fortunatamente più difficile da programmare, quindi tu devi vedere anche quello. E tutto questo casino di hardware, tutto questo casino di linguaggio è il motivo per cui l'emulazione, e voi lo sapete bene, del Sega Saturn è così complicata, e spesso vedrete il Sega Saturn scattare magari quando il GameCube vi va meglio, anche se meno potente, per questo motivo, perché era costruito in maniera difficile. Anche quando tu vai ad emulare
emularlo, ti ritrovi queste problematiche. Il Saturn uscì nel novembre del 1994, al prezzo di circa 45.000 yen, che più o meno erano intorno ai 400 dollari. E grazie alla popolarità soprattutto di Virtua Fighter, conosciuto benissimo in sala giochi, vendette solo il primo giorno 200.000 unità. La Sega però aspettò l'uscita della PlayStation prima di immettere le nuove unità sul mercato, voleva vedere come sarebbe stata la reazione del pubblico. La PlayStation uscì circa un mese dopo, nel dicembre del 1994, ad un prezzo di quasi 40.000 yen, che corrispondevano a 355 dollari, quindi era leggermente meno costosa del Saturn, e anche lei andò molto bene perché vendette 100.000 unità, che però erano la metà di quelle vendute dal Saturn nel primo giorno. Quindi la Sega aveva ancora il vantaggio rispetto alla PlayStation. Tant'è che dal novembre che uscì fino al 31 dicembre del 94 riuscì a piazzare 500.000 unità, per arrivare poi ad 1.000.000 nei 6 mesi successivi, a metà 1995. E qui arriva il terzo errore, perché in Giappone andò bene, ma in America? Tom Kalinske annunciò che il Saturn sarebbe uscito nel Saturn Day, il Saturday, quindi il sabato 2 settembre 1995. Però i vertici della Sega volevano uscire prima, per accaparrarsi quanto più possibile il mercato americano prima che arrivasse anche la PlayStation, e forzarono la Sega America a far uscire la console addirittura all'Electronics Expo del 1995, che era a maggio, a 399 dollari e con una copia di Virtua Fighter inclusa nel bundle. Il problema è che, oltre a farla uscire prima, Tom Kalinske rivelò che, vista la grandissima domanda che c'era per il Saturn, avevano già inviato più di 30.000 unità nei vari negozi americani per dargli la fornitura iniziale. Ma non lo dissero a tutti quanti. Rivenditori famosi come Best Buy o Walmart non sapevano niente di questa cosa, si sentirono lasciati fuori perché la concorrenza aveva i Saturn da vendere e loro no. Per ripicca annullarono gli ordini e decisero di non rivendere il Saturn nei loro punti vendita. A ragion veduta, cavolo, cioè, se proprio devi fare una cosa del genere, contattali tutti quelli più grandi, non lasciarli indietro, se no ovviamente crei questo scontento. Ma il problema più grande di questa uscita anticipata fu che aveva soltanto 6 giochi da proporre. Perché? Perché gli sviluppatori di terze parti, l'hardware complicato, il linguaggio che non si poteva vedere, non c'erano tool di sviluppo importanti, già arrivavano a malapena a sviluppare titoli per la data di settembre. Tu gliel'hai fatta uscire 4 mesi prima, non avevano finito a sviluppare. E infatti qui pagò la strategia della Sony, perché la PlayStation uscì secondo il calendario prestabilito il 9 settembre del 1995 in America del Nord. Solo nel primo giorno vendette più unità di quante ne vendette il Saturn in 5 mesi. Dici, ok, in America hanno fatto la papera, ma in Europa? In Europa hanno fatto la stessa identica cosa. Anche lì la data era fissata a settembre, ma in realtà lo fecero uscire a luglio. Anche lì si creò il problema dei giochi, soprattutto non ci fu un grosso investimento a livello di marketing quanto quello che invece ci investì la PlayStation. E anche in questo caso, quando la PlayStation uscì il 29 ottobre, già a novembre, il rapporto di vendita PlayStation Saturn era di 3 a 1, 3 PlayStation vendute per un Saturn venduto. Questo anche perché iniziava ad avere grossi titoli a supporto alla PlayStation rispetto a quelli del Saturn. Per esempio, i titoli della Namco, Ridge Racer, era considerato molto migliore di Daytona USA del Saturn. Anche perché la Namco non vedeva l'ora di fare le scarpe alla Sega, perché da tanto tempo era un competitor quando parlavamo degli arcade da sala giochi. Ed ebbe finalmente la sua rivincita, chiamiamolo così, con l'uscita di Tekken, che appunto doveva andare contro a Virtua Fighter. Ma anche perché uno degli sviluppatori, dei designer di Virtua Fighter, andò proprio a lavorare per la Namco a Tekken, quindi ne portava di esperienza. Infatti lo scopo di Tekken era quello di avere una grafica migliore e anche un frame rate più elevato rispetto a Virtua
Fighter, e ci riuscì perché fu anche il primissimo gioco a vendere più di 1 milione di copie per la PlayStation. Capendo troppo tardi che la strategia adottata non era quella giusta, la Sega cercò di correre ai ripari. Ad ottobre del 1995 abbassò il prezzo del Saturn a $299, quasi ci andavano sotto a livello costruttivo per l'hardware che ci aveva dentro, e arrivarono finalmente i porting di titoli da sala giochi molto amati dal pubblico, come Sega Rally, Virtua Cop e Virtua Fighter 2, ma non furono sufficienti a rimettere in carreggiata il Saturn contro ormai la crescita esponenziale della PlayStation che stava prendendo il largo. Perché ormai, solo con il suo primo anno di uscita, la PlayStation in Nord America si era presa il 20% della fetta di mercato. E non contenti, all'E3 del 1996 annunciarono una riduzione del prezzo della PlayStation a $199 il primo giorno. Il secondo giorno il Saturn, per correre ancora di più ai ripari, dichiarò che poteva raggiungere anche lei quel prezzo. Ma Dio solo sa come intendevano farlo, perché per l'hardware che c'era là dentro era un prezzo praticamente impossibile. Una volta risolti i primi problemi di sviluppo, alla fine il Saturn aveva anche dei bei titoli. C'erano parecchi porting arcade da sala giochi, come per esempio Daytona USA, oppure da House of the Dead, Sega Rally Championship, tutta la serie di Virtua Cop, Virtua Fighter e parecchi titoli di combattimento 2D della Capcom, come Marvel Super Heroes contro Street Fighter, oppure il celebre Street Fighter Alpha 3, che è un bellissimo picchiaduro. A parte questi, però, ci furono anche bei titoli sviluppati apposta per il Saturn, come per esempio tutta la saga di Panzer Dragoon, oppure Nights into Dreams, che era un gioco molto simpatico e carino, che ti dà questa sensazione di essere all'interno di un sogno, ti puoi muovere quasi liberamente per tutto lo scenario, devi raccogliere oggetti come se fossero i ring di Sonic, tutto a ritmo di musica. Era molto molto carino come titolo, è ancora considerato uno dei titoli migliori per il Saturn. Ma a questo punto non vi sorge un dubbio? Non mi sono messo questa maglietta a caso. Dove cacchio era Sonic? Con il Genesis hai creato una mascotte che ti ha tirato su le sorti di una console, ti ha fatto combattere a pari merito con la Nintendo, andate a vedere quel video che è una figata ragazzi, la console war tra Sega e Nintendo. È possibile che tu all'uscita del Saturn non prevedi un titolo della tua mascotte di punta? In realtà c'era un progetto per sviluppare il primo Sonic in 3D, chiamato Sonic Extreme. Sonic the Hedgehog, ne abbiamo parlato nella storia della sua nascita, fu sviluppato dal Sonic Team con a capo Yuji Naka, uno sviluppatore Sega di grandissimo talento, un pochetto strano, però bravissimo nel suo lavoro. Subito dopo la sua uscita nel 1991, Yuji Naka e il suo Sonic Team andarono in California, nella sede americana, per cercare di unire il design americano agli sviluppatori giapponesi. Questo Sega Technical Institute iniziò a creare dei titoli, tra i quali per esempio Sonic the Hedgehog 2, che fu un altro incredibile successo sempre per Sega Mega Drive. Ma durante lo sviluppo di quel gioco i programmatori capirono che c'erano ancora troppe barriere, sia culturali sia di linguaggio, per lavorare bene insieme. Difatti, nonostante lavorassero nello stesso team, intrapresero due strade separate a livello di sviluppo. La parte prettamente americana sviluppò titoli tipo Sonic Spinball, mentre la parte giapponese, il Sonic Team di Yuji Naka, sviluppò titoli come Sonic 3, praticamente il miglior Sonic mai uscito a livello 2D, e Sonic & Knuckles. Finito lo sviluppo di Sonic 3, Yuji Naka tornò in Giappone per dedicarsi a Nights into Dreams, perché fu proprio il Sonic Team a svilupparlo, il miglior gioco del Saturn, e furono proprio loro a svilupparlo, guarda caso. A questo punto lo sviluppo di Sonic Extreme rimase in mano soltanto alla parte americana. A capo del progetto c'era un certo Michael Kosaka, e siccome ormai stava finendo il periodo delle console a 16-bit, ci stavamo introducendo verso i 32, decisero di iniziare a svilupparlo per 32X, cioè la donna da mettere nel Genesis. Ma non sapendo nemmeno le specifiche tecniche ancora di sto 32X, quindi sto tizio creò tutto il design del gioco senza sapere nemmeno le specifiche tecniche. Tant'è che a metà del 1995, un anno dopo nemmeno, Kosaka rassegnò le dimissioni perché non si trovava con il produttore esecutivo, che era un certo Dean Lester. Quindi il progetto passò in mano a lui. Il problema è che anche lui si licenziò subito dopo.
quindi ande cavolo che è andato via il primo. Però insomma, sto Sonic Extreme sembrava quasi essere una maledizione. Passò quindi di mano ad un altro sviluppatore, eccetera. Ormai il 32x era uscito e non è che stesse andando proprio benissimo sul mercato, anzi in realtà sappiamo tutti che ha venduto pochissimo, ci sono stati pochi titoli e fu un flop commerciale. E decisero quindi di svilupparlo per un hardware 3D dell'Nvidia. Cambia proprio tecnologia, prendi e riscrivi tutto. Questo perché siamo ancora alla fine di vita del Genesis e il team della Sega America ancora non se la sentiva di investire tutto quanto nel Saturn. Quando però arrivò la comunicazione da parte della Sega principale in Giappone che dovevano investire tutte le loro risorse nel Saturn, dovettero di nuovo cambiare la tecnologia per la terza volta di Sonic Extreme perché decisero di svilupparlo per il Saturn. Si crearono due team. Da una parte c'erano due responsabili che erano Morgan e Coffin, che dovevano occuparsi dei boss level, dei livelli con i boss, perché era tutto un livello particolare, il gioco sarebbe dovuto essere molto interattivo, arena aperta. E questa parte era sviluppata con lo stesso motore di Panzer Dragoon per Saturn. L'altro team invece, che aveva come responsabili Sen ed Alon, si occupava del design invece dei livelli principali. Ma questa parte era invece fatta su PC. Una volta finita, si doveva fare il porting su Saturn. Vi dico soltanto che Yuji Naka, quando era tornato un attimo in America in visita, vide questo progetto e disse semplicemente: buona fortuna, e tornò in Giappone. Dopo circa 5-6 mesi di sviluppo, una rappresentativa degli amministratori della Sega giapponese sarebbero venuti in visita in America per vedere lo stato dei lavori. E come volevi che andavano, che te volevi vedere? Videro il lavoro dei quei due pori cristi del secondo team che lavoravano su PC e ne rimasero inorriditi, perché il porting da PC a Sega Saturn aveva un frame rate bassissimo, doveva essere incredibilmente ottimizzato. Furono invece abbastanza colpiti di quello che stava sviluppando il primo team e decisero che tutto il gioco doveva essere sviluppato da quel team basandosi su Saturn. Quindi dovevano riscrivere interamente tutta la parte che aveva fatto l'altro team su PC. Quarto cambiamento, da 32X a Nvidia 3D a misto Saturn PC a solo Saturn. È la quarta volta che viene riscritto sto gioco, la quarta! A Sen e Alon, il team del PC, non andò giù molto questa cosa, anche se non facevano più parte di quel progetto, continuarono a portare avanti il loro lavoro. È una cosa secondaria ma importante, ci torniamo dopo. A questo punto il team di Morgan e Coffin stava lavorando dalle 16 alle 20 ore al giorno, a ripetizione, senza fermarsi mai, perché ormai era tutto sulle loro spalle. Tant'è che il vicepresidente della Sega America, tale Bernie Stolar, andò da loro a dirgli come posso darvi una mano, eccetera, e alla fine gli fece avere il motore grafico di Nights into Dreams, il gioco al quale stava lavorando Yuji Naka dal Giappone. L'avesse mai fatto! Due settimane dopo arrivò la comunicazione perentoria di Stolar di bloccare l'utilizzo del motore di Nights into Dreams perché Naka li aveva minacciati di lasciare la Sega se lo utilizzava. Ho detto, Yuji Naka, ne abbiamo parlato nel video storia di Sonic, era un genio, un bravissimo programmatore, ha creato gli algoritmi che ai tempi erano fantascienza, però io capisco pure lui, cioè non mi puoi rubare il lavoro così senza dimmi niente. Alla fine, alle 3 del 1996, a maggio, presentarono una demo giocabile di Sonic Extreme, che non era all'altezza delle aspettative o quello che potevi aspettarti da un titolo Sonic, soprattutto dopo tutti quelli che avevi creato prima, tutti i capolavori che avevi fatto. Ma qui colpì di nuovo la maledizione di Sonic Extreme, perché Coffin, che già questo si chiama Bara se lo traduci, quindi fatte due domande, per tutto lo stress, per tutte le malattie che aveva avuto, eccetera, contrasse addirittura una forma severa di polmonite atipica, quindi dovette lasciare il team, perché sennò questo ci rimaneva secco. A pochi mesi dall'uscita del gioco questo era un colpo grosso, però per fortuna il team di Sen e Alon era andato avanti nello sviluppo della parte per PC di cui potevi fare il porting, quindi magari potevi utilizzare la parte loro. Sen stette così male che gli diagnosticarono 6 mesi di vita. Questo ci stava a morire per sviluppare Sonic Extreme. E rido, ragazzi, perché per fortuna si salvò, ma anche lui dovette abbandonare il progetto. Cioè, ma sto gioco ha cambiato 4 piattaforme, ha fatto quasi 3 morti e non è riuscito a uscire.
perché a questo punto mancavano pochi mesi. Ti è partito uno degli sviluppatori principali del team A, uno degli sviluppatori principali del team B, sei ritardissimo, non puoi fare più niente. Per fortuna questa storia ha un mezzo lieto fine, nel senso che la Sega aveva capito che l'unico che poteva sviluppare un titolo per Sonic in 3D doveva essere Yuji Naka con il Sonic Team, quindi il progetto passò nelle loro mani e diventò il famoso Sonic Adventure, che è uno dei migliori Sonic mai usciti, che poi invece sarà per il Dreamcast. Tanti giornali di videogame dell'epoca ipotizzarono cosa sarebbe potuto succedere se Sonic fosse uscito anche per il Saturn. Addirittura alcune testate dicono che è un what if allo stesso livello di come saremmo ora se i dinosauri non si fossero estinti. La situazione per la Sega che si stava delineando non era ottima, visti tutti i casini fatti in precedenza, e la concorrenza della PlayStation già avevano messo la Sega in bilico, quasi su un baratro, per quanto riguarda il futuro del Sega Saturn. Come se non bastasse, però, ci furono anche tutta una serie di lotte interne che portarono a un peggioramento drastico della situazione. Perché? Perché c'era sempre il tira e molla tra la Sega dell'America e la Sega del Giappone, quella principale. Nonostante l'uscita del Saturn e della PlayStation, all'inizio le vecchie console a 16-bit, il Sega Genesis, il Super Nintendo, andavano ancora moltissimo, perché comunque avevano fatto breccia nel cuore dei consumatori. Quindi la Sega America puntava moltissimo a spingere ancora per il Genesis, perché nel 95, che il Saturn era già uscito, ne vendettero altre 2 milioni di unità. Cavolo, spingiamoci ancora un po', perché Kalinske addirittura disse che se la Sega gli avesse dato la possibilità di produrre ancora hardware ne avrebbe vendute almeno altre 300.000. Però Nakayama voleva assolutamente investire tutto su sto cacchio The Saturn, quindi se ne fregò del Genesis. Se uno ti risponde sempre di no a tutte le tue proposte, nonostante tu conosci il mercato dove ti trovi, dopo un po' perdi anche la voglia di lavorare, di metterci la passione. Infatti anche Kalinske se ne andò dalla Sega. Fu però sostituito da Bernie Stolar, che questo non era l'ultimo arrivato. Perché? Perché prima lavorava per la Sony, ma era quello che per esempio aveva preso accordi per Mortal Kombat 3 per lasciare l'esclusiva per tot mesi alla PlayStation, si era occupato delle relazioni con l'Electronic Arts, quindi era uno coi controcoglioni, diciamocelo. La scelta di mettere lui è stata azzeccata. Però voi immaginate la scena. Viva via Kalinske, o comunque sia un tizio, perché dice che voi dal Giappone stavate puntando troppo sul Saturn, mentre magari era meglio se puntavate ancora un pochino sul Genesis. Non lo vuoi sentire? Lo mandi via? Ok, ne prendi un altro, quest'altro, Stolar, all'E3 del 1997. Sta storia si basa solo sull'E3, è nata sugli E3. La prima frase che ha detto è: il Saturn non è il nostro futuro. La faccia di Nakayama. Qui però c'è veramente da spezzare una lancia a favore di Stolar, perché non voleva mentire al pubblico, sapeva benissimo che il Saturn non stava andando bene, quindi disse proprio: guardate, non è un progetto a lungo termine, però continueremo comunque a cercare di produrre bei titoli per questa console per rispetto a chi l'ha già comprato. Cambiò anche il sistema di marketing della Sega. Infatti voi vi ricordate il marketing del Sega Genesis, che era pazzoidi praticamente, a me piaceva tantissimo, però c'era tutta quella catena che poi finiva sempre con la stessa voce che urlava Sega. Sega! Fu proprio lui a levare questa icona pubblicitaria, ma a crearne un'altra. Segata Sanshiro! Segata Sanshiro, che era il testimonial del Saturn, era sto pazzoide di un karateka che in tutte le pubblicità vedevi che arrivava lui, riempiva dei botti a tutti. Una volta che erano tutti stesi, gli diceva: dovete giocare con il Saturn. Ma che cazzo di pubblicità è questo? Fa sempre sta roba. Dovunque va arriva questo. Bambini, donne, chi c'è sta, c'è sta. E a cazzotti tutti. E poi gli dice: giocate col Saturn. E va via. È bellissimo sto tizio. Forse ci farò un video, ragazzi, però. Infatti, se ci fate caso, anche l'emulatore del Sega Saturn si chiama proprio Yaba Sanshiro. Purtroppo, nonostante il suo arrivo, anche Stolar non riuscì a fare miracoli, perché ormai la situazione del Saturn era molto deteriorata a livello di mercato. Però c'è da dargli un ultimo merito, perché con la sua supervisione iniziarono a sviluppare un gioco di ruolo per il Saturn
che doveva basarsi sui personaggi di Virtua Fighter. Vi ha suonato qualche campanellina dentro la testa? Gioco di ruolo basato su Virtua Fighter? Stile JRPG? Sì, non ve la sto a fare lunga, questo è un altro titolo che non uscì per Saturn, ma sto proprio parlando di Shenmue, uno dei migliori giochi di ruolo mai usciti e che è stato rilasciato alla fine per il suo successore, ovvero per il Sega Dreamcast. Ma è grazie a loro che è nato il Comset, il progetto iniziale per sviluppare uno dei migliori giochi mai usciti, a mio avviso. E siamo arrivati al punto clou di tutta quanta la nostra storia. Tra il 1993 e l'inizio del 1996, la Sega controllava il 38% del mercato dei videogame statunitense, la Nintendo il 30% e la Sony il 24%. Anche se a fine del 1995 era arrivato a vendere 800.000 PlayStation 1 in confronto alle 400.000 Sega Saturn nello stesso periodo. Alla fine del 1996 la PlayStation aveva venduto quasi 3 milioni di unità negli Stati Uniti, più del doppio del Saturn invece, che si era fermato a 1,5 milioni. E anche con escamotage, come per esempio il free pack del Saturn a fine 1996, dove in un unico pacchetto metteva Daytona USA, Virtua Fighter 2 e Virtua Cop, le vendite migliorarono un po', ma non arrivarono a renderlo competitivo poi per il 1997, anno in cui la PlayStation riuscì addirittura a triplicare le vendite rispetto a quelle del Saturn. Anche perché, ve lo ricordate, il 97 è proprio l'anno di uscita di Final Fantasy VII. Non ve sto di niente, ve l'ho già detto su altri video, uno dei migliori giochi di ruolo di sempre. Fine. A metà del 1997 la Sony alla fine controllava il 47% del mercato, la Nintendo il 40% e la Sega scese al 12%. Soltanto in America nel 96 di Saturn se ne vendettero 800.000, nel 97 50.000, quindi ci fu un declino totale. La crisi finanziaria fu così grande che addirittura Nakayama, il presidente, dovette rinunciare al suo incarico, lasciò la Sega nel 1998. E con una perdita di valore di circa il 55%, la Sega perse circa 330 milioni di dollari con questa caduta nelle vendite. Infatti iniziarono i licenziamenti e compagnia bella. Subito dopo le perdite finanziarie, la Sega fece di nuovo l'errore dell'uscita della console, ovvero stavano sviluppando il loro Sega Dreamcast, il successore del Saturn, ma lo annunciarono in maniera sbagliata per l'ennesima volta, perché lo annunciarono con quasi un anno di anticipo, quindi gli sviluppatori smisero di produrre giochi per il Sega Saturn, tant'è che nel 1998 in Nord America vennero rilasciati soltanto 7 giochi e ci fu quasi un intero anno che i giocatori della Sega non videro più nessun nuovo titolo, quindi crearono un ulteriore sconforto. E questo è anche uno dei motivi per cui poi il Sega Dreamcast farà la fine che farà. Ma alla fine di tutto il Sega Saturn vendette 5,75 milioni di copie in Giappone, 1,8 milioni negli Stati Uniti, 1 milione in Europa e 530.000 nel resto del mondo, con un totale di vendite finale di 9,26 milioni di unità. Il Sega Saturn è considerato un fallimento commerciale. Basti pensare che il Nintendo 64, uscito anche più tardi, ne vendette 33 milioni, la PlayStation 1 ne vendette 102, più di 10 volte tanto. L'unica magra consolazione è che in Giappone effettivamente andò meglio anche del Nintendo 64, perché pure lì lui aveva venduto soltanto 5 milioni di unità. Quello che veramente contraddistinse il mercato della console di quinta generazione fu che la perdita di reputazione da parte della Sega per tutti gli errori commessi con il Saturn e il ritardo dell'uscita del Nintendo 64 di quasi 2 anni rispetto alle sue concorrenti spianarono incredibilmente il mercato per la nuova console della Sony, ovvero la PlayStation, che poi diventò la regina indiscussa in quel settore. Cosa vogliamo dire di questa storia? Allora, come anticipato all'inizio del video, io non conoscevo bene tutta la storia di questa console. Pensavo, erroneamente, che
il suo insuccesso fosse principalmente legato alla console in sé per sé, soltanto a quanto era complicata a livello hardware, quanto era difficile farci i giochi e quanto avesse inciso la concorrenza della PlayStation. Ma in realtà, dopo aver analizzato bene la storia, anche dopo averla raccontata a voi, capiamo che questo qui non è assolutamente il problema principale. Il problema principale sono tutti quei dissapori che si sono creati all'interno della Sega in quegli anni. Hanno creato loro il loro acerrimo nemico rifiutando l'offerta della Sony. Hanno scelto un hardware che era più volto al miglioramento del 2D più che alla nuova tecnologia 3D. È difficile da sviluppare. Hanno fatto un casino al lancio anticipando le date e mandando praticamente all'aria tutte le possibili campagne di marketing e inimicandosi tutti quanti i distributori esterni. E c'è stata un'incredibile lotta interna tra la Sega America e la Sega Giappone. Tutte queste cose insieme hanno portato purtroppo al declino di questa console, che con il senno di poi non era affatto una cattiva console. Ok, c'erano dei limiti hardware, chiamiamoli, però potevi gestirla in maniera diversa. Sai che è un hardware complicato da programmare? Crea subito degli strumenti di sviluppo da dare a quelli di terze parti in modo che possano lavorare in maniera più facile e siano incentivati. Li fai programmare in assembly, questi qua ti dicono cocco mia, rimani a casa, capito? Si sono anche inventati delle idee carine come add-on. Per esempio c'era il Netlink che ti permetteva di giocare online ad alcuni titoli sfruttando la linea di casa. C'erano i joypad wireless, c'era la possibilità tramite cavo video di collegare due Saturn e giocare con sei giocatori da una parte con il multitap e sei dall'altra. Una singola console era progettata per gestire fino a 12 giocatori. Non c'è mai stato un gioco da 12 giocatori, non so a che serve, però per farvi capire quello che poteva fare. La domanda che tutti quanti fanno è: ma qual era alla fine la più potente tra il Saturn e la PlayStation X? La prima PlayStation aveva un processore grafico più potente per quanto riguarda il 3D, a scapito di caricamenti più lenti in alcune fasi. Durante le fasi di gioco il frame rate del 3D era molto più stabile perché era ottimizzata in maniera migliore la memoria, mentre nel Saturn l'ottimizzazione praticamente la dovevano fare gli sviluppatori, gestendo bene le due CPU e dicendo questa serve una cosa mentre questa serve un'altra, in modo che non si incastrano su quel cavolo di vialetto per il latte. Ne furono anche fatte diverse versioni, per esempio c'è la versione dell'Hitachi, l'Hi Saturn, che se l'avete vista alle fiere almeno vi levo un dubbio. Oppure ce n'era anche un'altra della JVC che è il V-Saturn. Fu annunciata anche un'altra versione che era quella che aveva il modem Netlink incluso all'interno della console e non come add-on da mettere sopra. Non vedrà mai la luce, ma alla fine vedremo che questo è un componente che poi andranno ad includere nel Dreamcast, perché il Dreamcast ha appunto il modem integrato. Personalmente mi dispiace molto che sia andata così la storia di questa console sfortunata, ma non posso avercela con lei quanto con la Sega, perché porca miseria, ma che cacchio avete combinato in quegli anni? Eravate andati benissimo con il Genesis quando avete combattuto con la Nintendo, avevate fatto quasi tutte le scelte giuste possibili immaginabili. Io ok, non mi immaginavo che potevate mantenere uno standard del genere, un livello del genere, di fare tutto bene, ma santo Dio, avete fatto una curva che era così, eh? Cioè, tu dici, qui c'è sta l'SG-1000, che era la prima console, Master System, Mega Drive, ok, non mi aspetto che continui qua su, però che ne so, Saturn, no, invece hai fatto così. E dov'hai da qua? Fammi capire. Non ci arrivo. Vi siete dati la zappa sui piedi a più ripetizioni. Col Sega Genesis siete riusciti a fare tutti gli step perfetti, col Saturn siete riusciti a fare tutti gli step di merda, perché avete mandato, non posso di cosa, una console che comunque aveva del potenziale, che veniva da un predecessore di gran successo e che ha ucciso anche il suo successore per quanto l'avete gestita male. Tutto perché? Perché ci avevate paura della PlayStation, che doveva ancora immettersi nel mercato. Non è come la questione della Nintendo, che già aveva un pubblico, aveva una grossa fetta di mercato, aveva esperienza. No, la Sony non aveva mai fatto una console e voi, per paura di questa concorrente che avete creato, perché l'avete creata voi, siete andati a fare un disastro. E io sta cosa non ve la perdono. Perché? Perché il Sega Dreamcast è la mia console preferita e se avevate fatto le cose per bene, a quest'ora magari ce n'avevo un'altra. Oh, sono calmo. Bene ragazzi,
Questa era la triste storia del Sega Saturn. Una console con tutti i suoi difetti, ma che, gestita in maniera più coscienziosa da parte della Sega, avrebbe potuto comunque essere una buona console videoludica, perché comunque ci sono dei bei titoli sviluppati per lei, e lasciare in eredità al suo successore, ovvero al Sega Dreamcast, una situazione di mercato migliore, anziché avviare il declino della Sega per quanto riguarda il reparto hardware delle console da casa. Io vi ringrazio come al solito per aver visto il video, per i pochi che sono arrivati fino alla fine, e ci vediamo alla prossima, ragazzi. Ciao ciao!